Facciamo un esempio molto concreto di film, non tanto politico-indiziario, ma di lettura in chiave politico-indiziaria di un film che altrimenti, pur essendo molto noto nella storia del cinema italiano, pur avendo un posto, eh, proprio, diciamo, una posizione strategica nella storia del cinema italiano, è parso non essere stato studiato adeguatamente mh, e. Mh, come se non avesse offerto tutto quello che aveva da dire. Eh, invece una lettura di tipo politico-indiziario, rifacendomi anche a quello che considero essere il paradigma politico-indiziario applicato al cinema, eh, ecco, am, rende questo esempio che noi adesso prenderemo in esame molto, molto importante, molto efficace, molto sensibile. Il film in questione è La Terra Trema di Lucchino Visconti. Quando solitamente parliamo di questo film che esce nel 1948, viene presentato per la prima volta alla mostra del cinema di Venezia del 1948, eh, siamo soliti appunto chiamarlo con il suo titolo La Terra Trema. Ma il suo titolo esatto non è, è completo, non è La Terra Trema. Ma se, ma piuttosto la terra trema, aperta parentesi, episodio del mare, chiusa parentesi. Ora se noi riflettiamo su questo titolo, percepiamo, o meglio, un bambino di 5 anni percepirebbe, gli studiosi come dire, hanno pontificato ma si sono lasciati sfuggire una evidenza, ecco il bambino di 5 anni di cui dicevamo noterebbe che c'è una contraddizione nei termini, la terra trema, episodio del mare. È un film sulla terra o sul mare? Perché si chiama La Terra Trema e poi tra parentesi Episodio del mare? La verità, come il titolo stesso suggerisce, è contraddittoria ed è una verità contraddittoria che appunto mh, eh, connota il film a partire dal titolo, è come se il titolo stesso fosse una sorta di eh, lapsus. Il film si sarebbe intitolato La Terra Trema se come nelle intenzioni di Lucchino Visconti l'autore avesse affrontato la terra. Solo che il film che viene presentato alla mostra del cinema di Venezia non contiene più eh, l'episodio previsto che avrebbe dato e giustificato quel titolo La terra trema della terra, l'episodio della terra non ce l'ha più e si concentra invece sull'episodio del mare. Dunque la terra trema sì, ma non trema. Per adesso c'è l'Episodio del Mare, voi mh, provate a pensare a quanto sia bizzarro questo titolo, perché Luchino Visconti nel 1947 progetta un film eh, suddiviso in più episodi che si intrecciano tra di loro, che sono tre in realtà, poi sono, diventerebbero quattro. Comunque i tre principali sono quello della terra, quello della miniera e quello del mare. Eh, Luchino Visconti aveva concepito il film eh, nel 1947 all'indomani della strage del, di Portella della Ginestra del primo maggio. Eh, come film di propaganda per il Partito Comunista. Il Partito Comunista commissiona prima Carlo Lizzani, poi Carlo Lizzani si sposta sul set di Germania No Zero di Roberto Rossellini come aiuto regista di Rossellini, forse come controllore di Rossellini in Germania e la palla passa a Luchino Visconti, quindi questo film La Terra Trema si chiama così perché fa leva su uno dei tre episodi, il principale è quello della Terra, gli altri sono quelli della miniera eh, e quello del mare, anche c'è un episodio della città mh, meno rilevante, cioè proprio da un punto di vista quantitativo. Quello invece è più rilevante è proprio quello in cui i contadini occupano le terre e il loro, questo loro gesto Epico fa tremare la terra, ecco, eh, il sopraggiungere dei contadini fa tremare la terra. Ed ecco spiegato il titolo. Solo che eh, Lucchido Visconti, che sta facendo questo film di propaganda, non si comprende bene se sia un film di finzione, un documentario, una docu-fiction, diremmo adesso. Eh, avremmo potuto chiamarlo, con, usando un'espressione di Cesare Zavattini, un film lampo, cioè un film che coglie la realtà in quel preciso istante quasi di sorpresa. Ecco, eh, non può però comunicare eh, al ministero che tipo di film sta facendo. Non dimentichiamo, insomma, non ci sono state ancora le prime elezioni democratiche. Nel 1946 si è votato per la Costituente e Visconti fa un film su una strage molto eh, oscura, dai risvolti molto oscuri, molto grave: come episodio che proprio battezza la, la nascente democrazia italiana. Non può dichiarare quindi che tipo di film sta facendo. La legge del 1947 sul cinema prevede, eh, che è una legge abbastanza balorda, prevede che chi mh, ha intenzione di fare un film comunichi, cioè che il produttore comunichi la messa in produzione del film. E dice la legge, eh, è in facoltà eh, del produttore presentare la sceneggiatura. Eventualmente se c'è la sceneggiatura... Fatecela leggere, questo, dice, come dire, questo, questo richiede semplicemente eh, il Ministero, l'ufficio ovviamente preposto a, agli affari cinematografici del Ministero. Solo che appunto la cosa si traduce nel... Presentare la sceneggiatura non necessariamente, invece viene ad occuparsi del settore cinematografico e in quel momento è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti, che quella legge, che evidentemente comprende essere abbastanza eh, avere delle maglie abbastanza larghe, eh, lascia intendere che deve essere correttamente interpretata dai produttori o dagli autori, cioè quell'eventualmente diventa obbligatoriamente. Cioè, se vuoi presenti la sceneggiatura, ma è chiaro che la devi presentare, noi vogliamo sapere che tipo di film stai facendo. Figuriamoci se Luchino Visconti presenta, può presentare la sceneggiatura dove si parla di un episodio, quello della terra, dove i contadini occupano le terre e vengono eh, fatti oggetto di un attentato da parte della mafia. Eh, che spara da più punti su questa, su questa folla di contadini, da più punti, non da un punto solo, come invece era accaduto ufficialmente o si diceva essere accaduto a Portella della Ginestra, cioè questa è una verità più avanzata. Per cui Visconti ha una trovata, questo, sulla base di alcune ricerche che ho fatto, eh, ho potuto per così dire ipotizzarlo, sottolineo ipotizzare. Visconti sostiene che questo film non ha una sceneggiatura, è un film neorealista per eccellenza, quindi è talmente eh, vero, autentico, preso dalla realtà che non c'è neanche una sceneggiatura. Figuratevi Luchino Visconti che è un perfezionista che costringerà il suo giovanissimo aiuto regista Francesco Rossi ad avere un diario di bordo, oh, come dire, con, eh, 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 con con cadenza temporale di pochi minuti, cioè lui deve annotare tutto con intervalli di pochi minuti. Ecco, figuriamoci se Lucchino Visconti va a girare un film senza aver messo nero su bianco eh, la trama di questo film, cioè senza aver prodotto una, quantomeno una sceneggiatura. In realtà questo diventa, a mio avviso, uno stratagemma per aggirare la legge. La legge dice se ce l'hai la sceneggiatura me la potresti presentare. Poi nell'accezione eh, andriottiana me la devi presentare, ma se non ce l'hai proprio il problema non si pone. Quindi loro eh, ricevono l'ok, okay. questo film può andare in produzione. Evidentemente nel corso del tempo, passano dei mesi e stiamo arrivando alla fine del 1947, evidentemente la voce che stiano facendo questo film, nonostante Visconti procede stando molto attento a che la cosa non si sappia, si circonda anche di giovani collaboratori che non fanno domande. Eh, questi giovani collaboratori oggi hanno eh, un'età abbastanza consistente: Franco Zeffirelli, Francesco Rosi. Ma noi non dobbiamo pensare a Zeffirelli o a Rosi eh, con l'età di oggi, con l'età odierna. Dobbiamo pensare a dei giovanissimi che non si permetterebbero mai di chiedere a Luchino Visconti, niente di meno, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, dove ci stai portando, vi sto portando. In Sicilia dove c'è un attentato un giorno sì e l'altro pure, eh, ai danni di un militante comunista, di una sezione della, di una Camera del Lavoro, di una sezione del Partito e andiamo a girare un film sull'occupazione delle terre con contadini che occuperanno davvero le terre eh, che interessano per esempio al capomafia Genco Russo o, o all'altro capomafia Calogero Vizzini. Quindi vedete è una cosa tranquillissima, è un film sicurissimo, non c'è rischio. Ora, se Visconti avesse detto questo, credo che qualche, chiunque avrebbe detto no, magari mh, ho un altro impegno. Ecco, i giovanissimi così presi dall'idea di, di lavorare con Visconti non fanno domande. Ecco, uh, Visconti quindi, nonostante questo, questo, questa segretezza uh, sul film, evidentemente... Non riesce a conservare eh, completamente il segreto, nel senso che la cosa evidentemente si viene a sapere. Per cui a un certo punto questo film che doveva essere prodotto dal Partito Comunista che aveva promesso 6 milioni dell'epoca, eh, si interrompe: cioè sono in produzione, stanno girando. Il Partito Comunista ha dato 3 milioni, gli altri 3 milioni non arrivano, Visconti impegna anche soldi suoi, della famiglia, per andare avanti, ma non bastano. E lì succede quello che si chiama il miracolo, proprio un miracolo italiano, eh, molto strano come miracolo. In soccorso di questo film che, che, che è fermo, insomma, la truppa è ferma in Sicilia e non sa come... Andare avanti, in soccorso di questo film arriva una casa di produzione, la Universalia Film, eh, che è una casa di produzione di aria vaticana, ma non per modo di dire, cioè semplicemente perché i responsabili di questa casa di produzione fanno capo direttamente al Vaticano, all'osservatore romano, quindi ripeto, non per modo di dire. Eh, poi dettagliatamente questi nomi li trovate sul mio libro Il processo della verità, qui sono cose che vanno dette anche con le note a piedi pagina, quindi adesso stiamo facendo un discorso più, che deve possibilmente risultare un attimo più scorrevole. Eh, ecco, questa cassa di produzione accetta di finanziare un film in difficoltà, un film bloccato, commissionato a Luchino Visconti che aveva dichiarato che avrebbe votato per il Partito Comunista. Nel 1946, quindi, un film su, oltretutto su commissione del Partito Comunista, cioè il Vaticano aiuta il Partito Comunista, che è una cosa abbastanza eccentrica. Luchino Visconti non sa se accettare questi soldi, questo, questo aiuto miracoloso, e eh, Palmino Togliatti gli dice: Sì, ok, puoi accettarli. Visconti, ma c'è qualcosa che non torna. Eh, poi, ecco, in, eh, poi il film viene eh, terminato, però succedono strane cose, per esempio che fine fanno gli altri episodi? L'episodio della Terra, no, la Terra trema, dove, dove è andato a finire? Perché quando viene presentato la mostra di Venezia c'è solo l'episodio del mare, infatti la Terra trema, aperta parentesi, episodio del mare. Che addirittura è tratto dai Malavoglia. È vero che Visconti aveva un progetto di film tratto dai Malavoglia, ma nel 1940 lui ne parla, quando voglio dire eh, eh, c'è ancora il fascismo eh, e, eh, e l'approccio a Verga può essere in codice un modo di eh, portare sullo schermo un realismo che evidentemente eh, il regime non consentirebbe eh, altrimenti. Ma nel 1948, quando in Italia è successo e sta succedendo di tutto quando la guerra è finita, che necessità c'è di fare un film tratto dai malavoglia? Quindi probabilmente questa, questa estensione dell'episodio del mare, che poi è quello negativo, quello che ha esito più negativo, appare come un ripiego elevato, cioè ritornare a verga, è una sorta di ripiego d'autore, il film ovviamente è straordinario, bellissimo, eh, merita di essere studiato inquadratura per inquadratura, però dove è finita la Terra, oltre che dove è finita la miniera, l'episodio della Terra era quello vincente, quello tra virgolette più militante, dove è finito? La dicitura episodio del mare farebbe pensare che magari a Visconti è stata data un'assicurazione che avrebbe poi potuto o, aggiungere gli altri episodi, quindi svanisce questa, eh, questa, questo montaggio alternato tra i diversi episodi e quindi anche la sua funzione come posso dire, eh, militante dell'intreccio eh, e, e si prevede che la vicenda proceda per se episodi separati, ma dove sono finiti gli altri episodi? Visconti non girerà più nulla, ma poi anche la presentazione alla mostra del cinema di Venezia. La mostra del cinema di Venezia è a settembre, ma il film non doveva essere un film di propaganda in vista delle elezioni che poi si stabilirà saranno ad aprile del 1948. Quindi, era un film che doveva essere almeno pronto a marzo per poter svolgere la sua funzione propagandistica. Quindi questo intervento molto consistente, si parla di 30 o di 50 milioni dell'epoca della Universalia, quindi generosissimo, ha una contropartita, si deve vincere che abbia una contropartita. La contropartita è che scompaiono gli episodi della Terra e delle Miniere e che il film non debba essere terminato entro marzo, insomma, per essere speso in vista di quelle elezioni, ma con calma, fatelo bene, non, non abbiate fretta, la mostra di, di Venezia come dire, vi aspetta, è all'orizzonte e non è neanche vero, come spesso si racconta, che sia un film povero, cioè la povertà è davanti la macchina da presa, ma dietro dietro, ecco, Proviamo a rivederlo in quest'ottica. Dietro c'è un, una maestria, cioè credo che possiamo considerarlo a tutti gli effetti un film elegantissimo, eh, accuratissimo, tutt'altro che povero. È un film che dura eh, tre ore circa, quindi ripeto: la povertà è davanti, ma non nella concezione. Possiamo dire che questo set della Terra Trema offre il primo esempio di compromesso storico italiano prima delle elezioni del 48 c'è un compromesso storico come dire, non istituzionale, diciamo così, cinematografico. Ecco, in questo senso io suggerisco anche una lettura di tutto un percorso produttivo di un film, non solo del testo di tipo politico indiziare che poi porta ai suoi risultati. Ecco, queste ipotesi, questo modo di collegare e interpretare questi fatti offre anche un, una visione di questo film diversa, non soltanto l'opportunità opportun, di una monumentalizzazione di un film, ma per capirlo, forse apprezzarlo anche di più. È bello pensare che dietro la bellezza di questo film ci sia un progetto mancato. Ecco, il neorealismo e quindi il suo massimo campione, che è la Terra Trema, eh, portano su di sé anche questa storia parallela del film, che è interessante almeno quanto il film stesso.